Marino Bracchi, allora Marino, dicevamo anche con il capitano del Petrengo, un gran bel Casale oggi ha vinto questa gara. Sì, al di là dell'episodio finale, che adesso io non so bene cosa è successo, però mi sembra che oggi noi abbiamo fatto il massimo che potevamo e per poter fare nostra questa partita dovevamo fare una prestazione così. Secondo me alla fine il risultato ci sta perché devo fare complimenti, veramente abbiamo fatto una cosa che sinceramente non mi aspettavo neanche io, ecco. Una grande gara mi è sembrato soprattutto degli esterni, Polonini da una parte e un grandissimo Pagano ancora una volta dall'altra. Sì, no, no, Pagano, tra l'altro direi più Pagano di Polonini, ma non tanto perché sia andato meglio per l'età, perché questo ragazzo è un ragazzo del 90 e sicuramente merita in futuro dei palcoscenici più importanti, perché oggi ha fatto una prestazione di quantità e qualità, secondo me, notevole. Anche Andrea Polonini ha segno una grande prestazione. Sì, beh, ma Andrea, lo conosco Andrea, io mi meraviglio che giochi in questa categoria qua, fortunatamente per noi gioca da noi e speriamo che stia con noi tanto tempo, ecco. Il Casale, la sua posizione in classifica, come la commentiamo? Sei soddisfatto? Cosa ti aspetti del proseguo del campionato? Ma sì, io ho detto poco fa, abbiamo finito il girone di andata a 20 punti con tutti i nostri problemi, incidenti. Speriamo nel ritorno di fare qualche punto in più per fare una salvezza tranquilla. Ecco, questo è il nostro obiettivo primario. Se riusciremo a stare in categoria, per noi sarà come per il Pedrengo vincere il campionato.